Buongiorno e benvenuti a tutti. Quando si nasce sotto i riflettori, con dei genitori che formano una delle coppie più famose di Hollywood, la celebrità è scontata, qualsiasi cosa si faccia. Ma per uscire dall'ombra dei loro genitori star, questi giovani dovranno fare fatica e sgobbare duramente, col rischio di passare per dei privilegiati, o addirittura peggio, per dei raccomandati. È così per Jaden Smith, il quale è venuto alla luce praticamente sotto i riflettori ed è cresciuto vicino al papà più famoso e più venerato d'America. Quindi, il figlio di Will Smith ha dovuto lottare contro l'immensa celebrità del papà in modo da non essere messo in ombra e per farsi una reputazione propria non esita a stupire, se non addirittura a scioccare. Jaden, che è un autentico factotum, di volta in volta attore, ballerino, rapper o stilista, va persino oltre, diventando modello genderqueer, vale a dire definendosi né donna né uomo. Ma dal flop della sua carriera cinematografica e del suo declino fisico apparente, Jaden è rimasto l'ombra di se stesso e anche con dei genitori così potenti, Jaden è sprofondato poco alla volta nei fallimenti e nel declino fisico e morale, a tal punto che oggi in molti si chiedono perché Jaden Smith è una grande delusione. Siamo per provare a dare una risposta. Jaden Smith, dal nome completo Jaden Christopher Sear Smith, è nato l'8 luglio 1998 a Los Angeles, in California, dall'unione tra Jada Pinkett Smith e Will Smith. Ha una sorella minore, la cantante Willow Smith, così come un fratellastro, Trey Smith, il quale lavora come DJ. In quanto figlio di una coppia di star del cinema, Jaden era ovviamente destinato a una bella e fruttuosa carriera cinematografica, tanto più che suo padre lo ha messo molto presto sotto i riflettori. Così Jaden ha soltanto 4 anni quando compare per la prima volta in uno dei blockbuster di suo padre, Men in Black 2, dove fa un cameo con il fratellastro Trey. Questa iniziazione al cinema, mentre ha ancora l'età di indossare i pannolini, gli consentirà tuttavia di accelere successivamente in ruoli di bambino. Così Jaden ha solo 8 anni quando vince il premio per la migliore interpretazione durante gli MTV Movie Awards del 2007 per il suo ruolo di Christopher nel film meraviglioso La ricerca della felicità. Da quel momento Jaden è ben avviato nel mondo di Hollywood e collezionerà i ruoli di successo. Quindi lo scopriamo nel 2008 nel film Ultimatum alla Terra, remake dell'omonimo film degli anni 50, dove recita con Keanu Reeves e Jennifer Connelly. Nel 2010 ha il ruolo da protagonista nel film Karate Kid, al fianco di Jackie Chan. Questo remake del film cult dell'84 viene accolto molto bene dalla critica, la quale loda l'osmosi perfetta e soprattutto improbabile tra il grande Jackie Chan e il piccolo Jaden, ed elogia il loro modo di recitare. Ma se questo film è una consacrazione per il figlio di Will Smith, significa anche la fine della sua carriera come attore di talento, perché Jaden inizia a crescere e a raggiungere l'età difficile dell'adolescenza, e decisamente quest'età non gli sta bene per niente. Jaden ha 15 anni quando decide di emanciparsi completamente, lasciando la casa dei genitori per stabilirsi da solo, spezzando allo stesso tempo il cuore di sua madre. Ma se Jada Smith dichiara che questa partenza l'abbia devastata, non tenta però nulla per trattenerlo, considerando dentro di sé che suo figlio avesse ragione e che per lui fosse giunto il momento di lasciare casa. Un paradosso decisamente strano, ma non più di tanto infine, soprattutto quando si sa come la coppia Smith educa i figli. Infatti, Will Smith e sua moglie si vedono spesso puntare il dito contro per il loro estremo lassismo verso la loro prole, ciò a cui rispondono con il fatto che caldeggiano un'educazione dove la parola d'ordine è libertà, secondo loro l'unica in grado di formare la personalità dei figli. Quindi, Jaden lascia la casa dei genitori e si stabilisce da solo, e allora si dedicherà alla musica e alla moda, prima di rispondere alla chiamata del papà Will, che gli ha scritto un cosiddetto ruolo su misura nel suo film After Earth, dopo la fine del mondo. Questo blockbuster di fantascienza, ideato dalla star di Independence Day e diretto da Night Shyamalan, mette in scena un ufficiale e suo figlio, incarnati ovviamente da Will Smith e da Jaden, i quali precipitano su una terra diventata ostile all'uomo e che devono, ciascuno per conto proprio, lottare per sopravvivere. Nonostante delle scene mozzafiato e una buona idea di fondo, il film si rivela una grande delusione e fu peraltro accolto molto male dalla critica. Will Smith e suo figlio erano persino stati premiati come i peggiori attori dell'anno dai Razzie Awards. Prodotto dal papà con un budget di 130 milioni di dollari, il film è anche un flop commerciale, visto che raccoglie appena 60 milioni di dollari al box office americano. Will Smith, che è abituato ad avere successo, cade dalle nuvole e ha persino una depressione, ma se suo padre possiede abbastanza popolarità presso il pubblico per poter farsi perdonare dopo il disastro di After Earth, il figlio pensa di essere un incompreso e un artista fuori dal comune. Jaden, che ha coltivato uno spirito altamente narcisista, che deriva dalla sua educazione molto leggera e dalla sua immensa celebrità, è diventato
diventato suo malgrado il brutto anatroccolo di Hollywood. Ciononostante, i produttori lo ignorano e Jaden si dedica al suo passatempo preferito, le farneticazioni illuminate su Twitter. Perché Jaden è un filosofo nel suo tempo libero, come lo testimoniano i suoi famosi tweet diventati virali, tipo «più tempo stai sveglio, più trascorri tempo addormentato», oppure «Shia LaBeouf è vita». Jaden sommerge i suoi follower di deliri profetici e di verità metafisiche, a tal punto che alcuni si chiedono se non sia diventato guru e predichi in questo modo per la sua setta. In ogni caso, il suo stile di abbigliamento può davvero essere definito come settario, visto che Jaden si veste, diciamo, in modo diverso, visto ciò che indossa solitamente. Jaden può benissimo farsi vedere in vestito da donna, come può indossare scarpe da ginnastica e calzini sfaiati, senza scordarsi ovviamente di tingere i capelli di un rosa confetto. Infatti il piccolo Smith non ha assolutamente paura di nulla e si considera il degno rappresentante del gender queer, né maschio né femmina in sostanza, oppure un mix di entrambi forse. Tra l'altro, parlando di genere, le voci sulla sessualità di Jaden sono all'ordine del giorno da quando ha dichiarato il suo amore al rapper americano Tyler, the Creator, l'11 novembre 2018, quando si esibiva sul palco del Dodger Stadium di Los Angeles. Davanti agli spettatori increduli che pensavano inizialmente a un brutto scherzo, Jaden ha dichiarato divertito di amare Tyler da sempre e che fosse il suo ragazzo. Delle confessioni fatte sotto gli occhi del rapper che, terribilmente imbarazzato, faceva cenno di no con la mano. Invitato nella trasmissione Apple Music Beats One Radio, qualche giorno dopo, Jaden rincara la dose e annuncia ufficialmente che lui e Tyler fossero fidanzati e che si amassero da molto tempo. Bisogna comunque ricordare che Tyler, the Creator, si è visto a lungo puntare il dito contro per le affermazioni considerate omofobe nelle sue canzoni, ma in realtà si trattava soltanto di una facciata per poter far carriera in un settore famoso per la sua virilità e la sua mascolinità. Allora, vera coppia gay o semplice trovata pubblicitaria? L'incertezza rimane, benché nel titolo Noise, cantato insieme dai due rapper, Tyler the Creator torna su questo famoso coming out deridendolo, così come deride tutti quelli che ci avrebbero creduto. Per quanto riguarda Jaden, non ha smentito nulla, il che non fa altro che alimentare ancora di più le voci sul suo orientamento sessuale, benché abbia avuto numerose relazioni, in ogni caso presunte tali, con delle ragazze, specialmente con Kylie Jenner, la solforosa sorellastra di Kim Kardashian, ultimamente con l'attrice Odessa Adlon. La cosa certa è che l'enigma sull'orientamento sessuale di Jaden non è pronto ad essere risolto, per quanto il figlio del principe di Bel-Air ami coltivare i misteri al fine di farsi pubblicità. E non sono sicuramente i suoi abiti Louis Vuitton che potranno perorare la sua causa, né la dieta vegetariana che si impone e che l'ha fatto dimagrire terribilmente. Peraltro, i suoi genitori sono stati profondamente scossi quando videro Jaden diventare come un cadavere ambulante, con il colore della pelle grigiastro e le occhiaie nere. Questo dimagrimento spettacolare sarebbe dovuto al fatto che Jaden mangi soltanto un pasto al giorno e solitamente con zero proteine, come conseguenza la sua dieta vegetariana. Jaden si è significativamente ispirato dei suoi deliri ecologici e metafisici sul senso della vita, che non smette di pubblicare su Twitter, e avrebbe deciso di contribuire alla salvaguardia del pianeta imponendosi questa dieta, ma anche creando un marchio di acqua minerale confezionata nel cartone. Questo imballaggio ecologico dovrebbe lottare contro l'inquinamento della plastica, ma visto che l'acqua di Jaden viene esportata in aereo ai quattro angoli del mondo, l'impatto in emissione di CO2 non è trascurabile e potrebbe quindi risultare tanto nefasto per l'ambiente quanto una bottiglia di plastica comprata a livello locale. Ma questo genere di paradosso fa intrinsecamente parte della vita di Jaden e degli Smiths in generale, i quali non ne tengono tuttavia conto. Il ragazzo, che ha appena festeggiato i 21 anni in grande stile presso la sua famiglia, è stato effettivamente elogiato dai genitori poco tempo fa. Il principe di Bel-Air ha così ribadito al figlio di essere troppo orgoglioso di lui e che l'educazione che gli aveva inculcato con sua madre avesse dato i suoi frutti in fin dei conti. Dei frutti marci sicuramente, ma che ne dicano i detrattori, Will Smith ama suo figlio per quello che è e sarà sempre presente per prendersi cura di lui. Allora, cosa ne pensi di Jaden Smith? La sua storia ti ha impressionato? Dacci la tua impressione nei commenti. Se il video ti è piaciuto, non scordarti di mettere un pollice blu, di condividerlo con i tuoi amici e di iscriverti al canale. A domani, stessa ora, stesso canale, per un nuovo video.